Quello che il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG presenta al Vinitaly 2019 è il ritratto di una denominazione in grande salute che con 93 milioni di bottiglie vendute nel 2018 muove un giro d'affari nei 15 comuni della DOCG intorno al mezzo miliardo di euro. Un consorzio che proprio nel 2019 celebra i 50 anni dalla sua istituzione. L'annata è andata bene, i produttori hanno imboccato la strada del valore, incrementare il valore attraverso una sostenibilità ambientale, una sostenibilità sociale che crediamo sia estremamente importante. 50° anniversario della denominazione vuole essere una riconoscenza verso i nostri padri e i nostri nonni, coloro i quali veramente hanno creduto alla forza del territorio, alla forza della tipologia della varietà glera per creare questo fenomeno che oggi è molto diffuso e che è presente in tutto il mondo. Noi vogliamo raccontare la storia di questo territorio e la storia del successo del Prosecco Superiore che è partito proprio tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Una storia che ha radici antiche dunque e che a luglio spera di celebrare finalmente il riconoscimento a patrimonio UNESCO per le sue colline. Noi siamo ottimisti, consapevoli che abbiamo fatto un lavoro di squadra con le amministrazioni comunali, il ruolo fondamentale della regione, ovviamente con il contributo dei collaboratori del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene. Crediamo che sia un lavoro che verrà premiato nell'interesse non solo dei produttori del Conegliano Valdobbiadene, ma dell'intera comunità. È un lavoro che vogliamo donare alle generazioni future.